Per la quarta giornata della Ligue 1 francese 89-90 ci richiamo oggi al Parc des Princes, dove il Paris Saint-Germain ospita lo Strasburgo. Dopo tre giornate, il Paris si trova clamorosamente all'ultimo posto in classifica con 0 punti. Ma lo zoccolo duro della tifoseria rossoblù non manca di far sentire come supporto i suoi degni amici. Due i punti conquistati invece nelle prime tre giornate dallo Strasburgo. I tifosi alsaziani arrivano a Parigi, però carichi di entusiasmo e forse anche di birra. Poche le sorprese di formazione. Tomislav Ivic lancia Vujovic e Sandjak in attacco, supportati da Savic Susic. Squadra praticamente fatta anche per lo Strasburgo, che gioca con il suo unico titolare, diretto da Leo Spekt in panchina. Ma andiamo a vivere tutti insieme l'atmosfera che si respira al Parc des Princes di Parigi. Susic en profondeur pour Calderón, qui marque le but de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Merveilleux début de la match pour les Parisiens. Vujovic dépasse en grande vitesse José Cobos, sa frappe de gauche, c'est le deuxième but pour le Paris Saint-Germain. Précision technique dans la frappe de l'attaquant parisien. Les tirs de Géraldès touchent les ballons qui passent la ligne et c'est le but pour le Strasbourg. Leroux est sur la trajectoire de la frappe de Mandzukic et c'est l'égalisation pour le Strasbourg. Grand coup de Géraldès et Joël Batz s'est battu pour la troisième fois. Le Strasbourg passe en avantage. 3-2. On est dans les temps additionnels et Jacques marque le quatrième but pour les Alsaciennes. Rimonta pirotecnica ed incredibile dello Strasburgo che sbanca a Parigi. Sotto di due reti all'intervallo, gli alsaziani hanno saputo ribaltare un risultato che sembrava ormai perduto. Grande delusione invece per il Paris Saint-Germain, che resta, desolatamente, all'ultimo posto in classifica.